Ma guarda cosa mi tocca fare. Ok. Come si ospitano le persone? Allora. Allora. Con calma. Tutto. Mettiamo un bel filtro. Ok, questo va bene. Eccomi cara, scusa un attimo che metto il filtro. 3 secondi, cara. Ci sei riuscita, cara, hai visto? Aspetta che devo scegliere quello bellino. Io ho No. tutti i cartelloni, tu non hai idea, io ne ho preparati, aspetta. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei fuori di testa? No, dimmi che stai Non pensando. spoilerò. No, vabbè. Io sono. Facciamo che ogni tot della diretta cambio filtro, ok? Perché ce ne sono tanti carini che ho preparato. Niente. Ogni tanto durante la diretta cambio filtro, ok? Così. Perché Così. ne ho preparati Allora, di più. Allora, cara, caro. io. Allora, ferma. Prima mi devo abituare prima di tutto ad essere l'ospite, che è strano. Oggi è tutto strano, vederti tu su e io giù è strano. Lo Ho so. veramente paura. Vai. Perché oggi Tutto tuo. Tu fai. Fai quello che vuoi. Prego. Allora, Sto già rido, sto già ridendo. Allora, io ridendo. devo vedere quale usare. Non so nemmeno se sono nel verso giusto. Tanto l'ho fatto da una parte sia da una parte che dall'altra. Quindi sono Ah, preparatissima. quindi no problem. Questa è la mia preferita. Guarda. Allora. Allora, intanto c'è mia cognata. Ciao cognatina, ciao. Ti saluto perché merita. Ah, ma in che saluto, vedi come ti stai divertendo. Tantissimo. Oggi è proprio un giorno che è degno di vivere. Allora, io la rifaccio vedere perché l'ho scritta benissimo. Guarda come sono brava. Ho fatto Clamorosissimo. anche i disegnini. Anche i disegnini. Adoro, clamorosissimo, bellissimo. Bellissimo. Ammettilo che sono stata brava. Ok. Sì, è vero. Partiamo dalla prima locandina. Ok? Ah, questo era solo un accenno, insomma. Un piccolo accennino. Dio Piccolo. santo. Ok. E ce l'ho nella mia scalettina. Perché io ho fatto una Ma scalettina. tu Certo. Eh? sei impegnata? Ti Tantissimo, ci sono dal tutto il giorno. Allora, è perché io oggi dovevo proprio mostrare. Ok, sei impegnata? Vai, inizio. io ascolto. Allora, partiamo dalla prima, che è il tuo amore eterno per Barbara D'Urso. Sì. Allora, dovete sapere che questo individuo. Io lo chiamo individuo, signori. È amante di Barbara D'Urso. Quindi lui, sapete che Barbara D'Urso dice sempre notizia shock, esclusiva, mostriamo la lettera di coso, del coso, del coso. Sì, mo il libro fa vedere. Ok. E quindi lui è impazzito. Va pazzo per Barbara D'Urso, appunto. Tra poco si vuole pure sposare con Barbara D'Urso, cioè, Certo. allora, Che no, c'è? perché tu c'hai 15 anni, rendiamoci conto, tu 15 anni
una donna adulta, molto adulta. Non Ma sembra una ragazzina, scusa. sembra una ragazzina. Ma sì. Ma No. dimostra 20 anni. Vent'anni li dimostro io. Cara, c'è un Mi stai dando commento. della vecchia? C'è un commento. Che cosa? Non lo leggo. Dice Non lo un leggo. certo. Non conosco chi sia. Scrive, ci cantate in esclusiva la canzone di Gianni Morandi? La canta lui, io mi Stai applico. andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, e fai entrare il sole. Parliamo a Barbara che mi piace come argomento. È il mio preferito. Tu sapevi che io avessi fatto una scena patetica e hai preparato quel Sì, per cartellone? quello l'ho preparato. Perché io, siccome alcune volte commento, alcune volte no, quando non voglio commentare, Io sono cancello. basito. Io sono basita. Comunque, allora, parlando ancora di Barbara D'Urso, raccontaci com'è nata questa tua passione per lei, cioè perché è proprio una passione. No, è Cioè, proprio un amore amore. eterno e passione. Bravo. Allora, com'è nata questa passione? Cioè, io sono totalmente è una cosa così strana stare qua. Poi provengo da un'ora e mezza di palestra, quindi sono anche esaurito. Allora, Sì, esatto. Tra l'altro oggi è l'ultima puntata perché io poi me ne vado per sempre. questa è il tuo programma, questo. Beh. Il mio programma che inizia e finisce qua. Per sempre. Tra l'altro non Ok. l'ho mai scritto. Mi sono dimenticata di scrivere la descrizione. C'è da Jara Night Show, vabbè. Ma dove vai a Non... scrivere? Ma Ma io cosa ne so? Mi hai detto di scrivere Jara Night Show. quando la salvi, però? Morto. Io giuro che questo non riesce a salvarlo, come dici. Allora. Allora, sicuramente sarà così. Io ho No, già non paura. è difficile. Tu clicchi like e poi fai condividi. Non scrivere anche niente, non fa niente. Tanto poi la salvo io. Allora, comunque, com'è nata questa? Sì. Allora, la mia Barbara, tempo fa, condusse il Grande Fratello. Il Grande Fratello, quindi parliamo di tanti anni fa. E c'era l'edizione dove c'era la prima edizione fu quella con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Che io non ho mai Grande visto, tra l'altro, comunque. fratello pazzesco, io da lì ho conosciuto, io già guardavo, guardicchiavo Domenica Live, perché la mia nonna ogni tanto capitava che la metteva dopo pranzo. E quindi dopo ho iniziato a vedere Grande Fratello e c'era Barbara come conduttrice, io lì mi sono veramente innamorato perso di Barbara D'Urso e da lì è diventata la mia queen assoluta. E niente, Barbara is the Queen. Ho visto la seconda, poi la seconda edizione del Fratello con Cristiano Malgioglio come opinionista e Iva Zanicchi. E poi Domenica Live, pomeriggio 5, la Manuela D'Urso. Adesso ricomincia la pupa e il secchione show. Jean-Claude, sì, madre. Io mi rifiuto categoricamente di continuare questo programma. Cioè, mi rifiuto letteralmente. Non può continuare, dai, ragazzi. Domani mi devo nascondere a scuola. Vabbè. Io mi devo nascondere perché io purtroppo sono sotto le tue grinfie. Oggi è il contrario, sono io sotto le grippe tue. No! Cioè, sì. Ma è perché è stata oggi mi è successa una disgrazia. Quindi devo sfogare la mia disgrazia e la mia rabbia contro qualcuno. E quel qualcuno sei tu, oggi. Non avevo dubbi, cara. Ma io so anche che disgrazia è successo. Purtroppo, ecco, esatto.
i sogni che erano stati preventivati non si sono realizzati oggi. Vabbè. Peccato. Peccato. E poi adesso me la gioco io. Andiamo avanti, cara. Qual è il prossimo argomento? Allora, il prossimo argomento è la tua passione per lo spettacolo. Ok, per questo cambio filtro. No, aspetta, perché c'è il coso. Dovrebbe essere così. Ok. Essere così, vero? Come? Io vivo per lo spettacolo, è pazzesco. No, aspetta, mi sono dimenticata le virgolette. Aspetta un attimo. Wait 1 second, please. E ora ci sono, dai. Cosa c'entra il lattone? Niente, allora rimetto questo e basta. Allora, la mia passione per lo spettacolo, dimmi. Allora, questo qua, Individuo. individuo, questo qua è, vive, cioè tu vivi letteralmente, tu ogni giorno sei sempre così, posizione eretta così, sei sempre, non lo so, così come se fossi una statua, ma pure a scuola prende appunti così. Letteralmente, perché lui non so stare, che ne so, l'unica volta che l'ho visto in posizione normale, come la gente normale quando studia, è quando gli stavo facendo ripetizioni di matematica. Sono lì, perché la matematica, lo sapete, No, dai perché no, neuroni. spieghiamo questa cosa. Lei è venuta a casa mia a farmi ripetizioni perché io non ne capivo una mazza. Mi devi pure ringraziare. Ti Certo. ringrazio. E quindi io ero alla fine ero distrutto. Sono stato le prime orette, le prime 2 ore, ero sotto lì impostato. Dopo, piano piano sono sceso, mi sono sbragato sempre di più perché non ce la facevo. Letteralmente. La candela che stava piano piano si stava esaurendo, è la storia della mia vita. Piano piano la fiamma scendeva, alla fine morta. Esatto. E vabbè, è la vita. Comunque, io vivo per lo spettacolo. Sì, io the show is my life. Perché? Perché io trovo che la vita sia un eterno palcoscenico e noi durante la giornata, quantomeno io, nella giornata devo assolutamente in ogni modo far vedere chi sono. Cioè, la vita, io Certo. vivo la mia vita come se fossi sempre sopra un palcoscenico. Semplice. Tra l'altro, una tua frase molto celebre, tipo che ne so, tipo Dante Alighieri, ripetila. No, Io vivo per lo spettacolo. l'altra. Bisogna sempre vivere la Ah, vita come se bisogna fossi. sempre vivere la vita come se fossimo sempre in un palcoscenico. Esatto, o nel tuo Non show, insomma. restiamo, appunto, sì. Far vedere a coloro che ci parlano sempre il nostro show. Aspetta, com'è la frase? Aspetta, ma ci avevo anche segnato. No, aspetta, la voglio leggere così come l'ho scritta, perché io Ma io vivo l'impiego. come se fossi nascosta in una grotta. Comunque, ognuno vive la sua vita come vuole. Certo. No, questa è un'altra frase bella. Non conta nulla il giudizio altrui, l'importante sarebbe essere con se stessi, ma non era questa la frase che volevo. Proprio, No, Dante Alighieri, proprio un baffo. niente, la vita io bisogna vivere la vita come se fossimo sempre in un palcoscenico dove sta andando in onda il migliore show, il nostro show. Era una cosa del genere, la frase. Chris Night Show, Il Christmas Jara Show. Night Show, che chiude oggi. No. Praticamente oggi è la prima puntata del Jara Night, ma è anche l'ultima, ragazzi. Cioè, è pazzesco. Fai È vedere pazzesco. il cartellone esclusiva clamoroso. Anzi, no, c'ho anche questo. Aspetta, c'ho anche un altro, aspetta. Praticamente è il programma più scoppiazzato di sempre. Sì. Ok, Ok, prego. che ci piace molto parlare di programmi,
non chiedere i... Allora, siccome ieri c'era il Disney Show, abbiamo parlato di programmi, ok, ma abbiamo detto solo quello che pensavo io. Non abbiamo detto proprio quello che pensavi tu. Quindi, ma sì, questa cosa non te l'ho detta. Potremmo iniziare, penso... Siccome mi piace di più amici, iniziamo da amici, che è molto più Io mi bello di rovino la amici. carriera, quindi dimmi. Allora, devi dirci il tuo preferito o la tua preferita, o comunque tutte e due. Allora, di ballo e di canto, quali sono i tuoi preferiti? E poi qual è il tuo inedito più, che hai apprezzato di più? Qual è l'inedito che hai apprezzato di più tra tutti? Ok, allora, ti devo dire, come ballerino, sinceramente Alex non è male. Uno che apprezzo comunque Alex. Ah, non come ballerina, no, perché è un cantante. Ti ho detto ballerino? Sì. Tu pensa come sono ridotto alle 22 e 21 di notte. No, è proprio il tuo cervello che è andato Proprio perso andato, molto, molto ho tempo fa. detto Alex un ballerino, giusto? Ah, ti ho detto il miglior ballerino è Alex. Sì. Ah, penso. Bravo. Allora, Per no, me può comunque chiudersi anche qua. apprezzo Alex, sarò di parte, ma c'è un certo Christian che non mi dispiace dal momento che insomma, prende il Allora, Cristian nome, è mio. ha un nome. Ha un nome che è un nome pazzesco, devo dire. Complimenti a chi gliel'ha dato. Pazzeschissimo. Non pazzesco, Pazzeschissimo. pazzeschissimo. Inedito, aiuto, non mi ricordo se è giusto. Mille parole può essere, che si chiama? Parole. Mille parole. Non era mille voci. Mille voci, sì, mille voci. Ah, Mille voci sì, parlano di vabbè. te. Ehi, ehi, ehi. Ok. Aspè, signori, allora, io c'ho il tablet, quindi posso fare come il computer, no? Posso mettere le canzoni. Attenta però, ti devo avvisare che non puoi mettere le canzoni più di 15 secondi perché se no ti parte il copyright. Dove è andata? Scomparsa. Amici, come state? Tutto bene? Oggi è stranissimo. Scusa, stavo intrattenendo. Dove sei andata? Chi Sono andata a prendere gli ha preso i capelli? Se sono scoppiati i capelli, che gli ha preso? No, no, adesso sono messi bene. Quando sei rientrata c'avevi i capelli che sembravano esplosi. Ti sono messi bene. Senti, no, nelle canzoni ricordati che le puoi mettere non più di 15 secondi, se no ti parte il copyright e ci blocca una diretta. Questi, 15 secondi e basta. come le stories di Instagram. Lo so, cara. Facciamo 20, Prova a dai. scottarla tutta. Tutto non è possibile. Fai 20, dai, mi stavano a guardare il capello. Tra l'altro, a proposito di cappello. Basta così. Chi vuole intendere, intenda. Buon intenditor, poche parole. Il Allora. Slam Shock con Ricky Marcuzzo. Chris, siamo È nel mio programma. vero, ogni tanto mi confondo. Non puoi, è vietato. Allora, mille voci parlano di noi, mille voci parlano di te, ma non conta se è facile. Allora, metto direttamente il ritornello. Aspetta.
Purtroppo dobbiamo finire qua, purtroppo, aggiungo. Che mi piace molto quella canzone. Che E invece quella di Elia? Valeria? Che Valeria? Elia! Ah, LDA, sì. LD! Ho capito, sì. Sì. Ah, Capito? sì. Ok. Dimmi. Caro, caro, domani è una bellissima giornata, lo sai? Ma che succede domani? Domani ci trasferiscono. Abbiamo terra vicino alla sezione. Non si può dire. Non la dico la sezione, figurati, ci mancherebbe. Però Quelli della scuola probabilmente lo sapranno. chi ha seguito la puntata di ieri sa. Abbiamo parlato. Chiusa parentesi, perché adesso non possiamo riparlare di me. Cioè, parliamo troppo di me. Non va bene. Non va Infatti, bene. parliamo di me. Parliamo di te, infatti. Quindi oltre a quel pezzo di Albe, non te ne piacciono altri molto? No, beh, ce ne sono tanti. Quello che mi ha colpito di più in particolare, sono sincero, è stato Mille Voci, che tra l'altro ho anche sbagliato con mille parole. Ah, è ovvio. Certo. Perfetto. E invece di ballerina, a parte Cristian per il nome, ma c'è Mattia. Insomma. Vabbè, non è cattivo. Malato. Eh? Chi? Certo, Sei matto, tu sei matto perché Mattia io l'adoro. ma non è paragonabile a Christian, secondo me. No, vabbè, quello no. Cioè sì, in realtà sì, perché Mattia è bravo nel suo latinoamericano, invece Cristian è bravo nel suo che è hip hop, vero? Sì. Secondo me Christian Sì. riesce a uscire anche a fare anche altre cose. Meglio di come Sì, Mattia, secondo me. quello sì. Però vabbè, sono bravi Non entrambi, sto per il dicendo che resto. balla male Mattia, assolutamente, cioè per dire. No, Però, però se dovessi scegliere, beh, tu capito? dovresti scegliere se io scelgo Christian. Ma Ok, non solo per il quindi abbiamo nome, parlato adesso, di amici, a parte abbiamo tutto. parlato di questo, ok. Adesso passiamo a Sanremo. Sì, questo mi piace molto. Ok, allora io stavo ascoltando delle canzoni di Sanremo. La prima, Irama. Ok. Poi ho ascoltato Fabrizio Moro, poi no, prima la rappresentante di lista. Con la testa, con il petto, con il cuore, e con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao ciao. Ciao ciao. Con le mani, con le Allora, mani, con è le un mani. tormentone quella canzone, cioè Sì, è bellissima. Ma bellissima. non mi piace Allora, troppo. infatti io quella, allora, quella, se dovessi scegliere tra tutte, avrei messo al primo posto quella di Rama. Sì. Sì. Tu avresti messo quella di Emma. Lo sapevo. Ma Poi è avrei mai messo o Fabrizio Moro o Elisa. Poi, allora, tu lo sai che a me piace. Chi? Rettore, è una questione di chimica, chimica, Certo, bellissima. quella è zero, c'è zero, qui c'è l'uno, che è Yama. Ma prima dell'uno viene lo zero, che è chimica, È una ovviamente. questione di chimica, 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 chimica. È una questione di chimica. Bellissima. Che poi sì. ricorda la chimica artistica di Alex Soleil. Alex Bailey e Soleil, ok. Poi parleremo anche di Grande Fratello, tranquillo. Ovviamente. E poi ho un ultimo argomento che non te li aspetti. È un argomento importante. Che allora, oggi ne abbiamo. No,
Ieri ne abbiamo parlato. Attenta. Vai, attenta. Io Non non ho lo detto so, nulla. non so di cosa stai parlando, io ti dico solo attenta. Ok. E poi c'è anche un altro argomento che comunque questo si può dire. Sì, si può dire tutto. Oh, boh, ma scusa. Allora, Ci quindi piace. Sanremo, stavamo dicendo, tu metteresti al primo posto Emma. Sì. Secondo? A mettere il primo posto Emma sicuro, secondo posto Rettore, terzo Gianni Morandi, Terzo Gianni Morandi. stai andando forte, apri tutte le porte. Porte. Ma non so, mi vendi film, l'ho fatta lo scherzo, ma ogni tanto la cambio. Vanno bene i primi tre. I primi tre, non è che ti dico di farmi tutta la No, lista intera. certo. No, anche nei primi tre l'ho modificata perché insomma ogni tanto cambia, forse riesco a fare le canzoni. Mi è piaciuta molto anche i Barzanicchi, per esempio. A me è piaciuto molto il ragazzino, quello che canta virale. Matteo Romano, sì? Sì, lui mi è piaciuto un sacco. È Mi è vero, piaciuto sono Irama, Rettore, la rappresentante di lista, Fabrizio Amore, Elisa. Anche H. Mentre. Ah, vabbè, poi c'è Brividi, quella che ha vinto. Allora. Mi piace un sacco, cioè è bellissima. Se non ci fosse stato un certo. Sì, ancora meglio, però vabbè. Cioè, la canzone è bellissima. Allora, non l'avrei La fatta canzone io, sì, c'è una. sono sincero. Io sono sincero, per quanto io, insomma, solitamente sono d'accordo. Non è una brutta canzone, una bella canzone sicuramente. Non l'avrei fatta No, vabbè, vincere. merita la vittoria. Per carità, è bellissima, però io avrei Sì, fatto vincere Ira. avrei messo qualcuno sopra, però, in classifica rispetto a loro. Cioè, avrei fatto vincere qualcun altro. Anche se, per carità, come canzone in sé potrebbe meritare la vittoria, ma messa in confronto ad altri. Ci sono Vabbè, come altri. non ero d'accordo con la vincita di Amici dell'anno scorso, non sono nemmeno d'accordo quest'anno per la vincita di Sanremo. Cioè, non è che. Tu ovviamente tu passi la vita a non essere d'accordo, quindi insomma Esatto. è viva andare controcorrente. Sono sempre molto No, d'accordo certo, con le cose che decidono. Sì. bisogna essere nella vita anticonformisti, non Ovvio. bisogna omologarsi alla massa. Cioè, chi ti ricordo? No, non si può dire. Non bisogna omologarsi alla ba. L'hai capito? Parentesi, parentesi, che possono essere quadre anche. Parentesi. No, non basta. Ciao Jody, ciao Jody. Allora, quindi, Come stai, Sanremo. Jody? Tutto bene? A posto. Dimmi. Ok, quindi Sanremo finito. Poi mettiamo qualche. Beh, il T-Rex è sempre nei nostri cuori. Dimmi. Ok, trovai. Cri, ok, allora, finito di fare i matti. Allora, quindi, dopo Sanremo, e qua parte la mia carta. Allora, Un attimo solo che rispondo. sì, Tutto bene, ciao dopo. Chris, avrei visto bene Sargento all'Ariston. Grazie Jody, sarebbe un sogno fino a Sanremo. Sargento sarebbe stato perfetto per il Festival di Sanremo. Sargente, sargente, sono il suo paziente. Vai, cara. Sì, se solo che non mi fossi impigliata. Allora, mi Perché hai fatto? sono impigliata nell'appennino. Perfetto. Dimmi. Allora, dicevo, adesso entriamo nel tuo mondo. Allora, e
Ed è qui che ti rovino. Allora, questo momento lo desidero da secoli e secoli. Allora, Fare niente. tu. Stai molto attenta. Se Allora, c'è una cosa che ti dissi tempo fa. tu hai parlato di storie d'amore mie. Attenta. Attenta, tranquilla. Allora, tu hai parlato di storie mie Sì. d'amore. Ne abbiamo parlato da quando mi sono da quando ero single. E chi è che mi piaceva? Aspetta. Arrivi. Ho un vuoto. No, allora, la prima diretta che abbiamo fatto, io e te, al Disney Show, chi mi piaceva? Ero single e mi piaceva una persona. Ma anche mi sa che era Ricky Marcuzzo, che era uscito era uscito il flirt di Ricky Marcuzzo. No, quello è venuto. Allora, la prima puntata che abbiamo fatto, durante quella puntata io stavo raccontando un paio di cose ed è uscito il flirt. E poi abbiamo fatto una puntata sul flirt. Sì. Un'altra volta. Sì. Però stavamo parlando un po' di me, insomma, del mio. Evidentemente mi piaceva quel tipo. Ok, ho capito. Tipo. Capito? Ok. E poi Hai niente, capelli chiari? c'è stato il coso del fidanzamento. Poi del tipo che mi piaceva. E poi siamo passati subito a Pullman. Al Pullman. Sì. Ragazzi, non Per pensavo che mi due puntate. piacessero più persone. Vabbè, Per due invece no, puntate solo due. consecutive. Sì, Solo due insomma, ragazzi. perché quelli della scuola, insomma, cioè più di due. No? Lo sai Thomas. cosa ho pensato? Io ho pensato. Siccome tre sono troppi, ho fatto una scelta tra tizio e tizio, no? Sì. Secondo te chi ho scelto tra tutta e sezione? Sezione. Sì, ho scelto tutta. No, perché sezione mi ricorda quello del Pullman, quindi è tra i miei gusti. E niente, chiusa parentesi. Allora, tu un giorno, mentre io eravamo. Dove minchia eravamo? Allora, Ristorante, non si può dire. sì, al ristorante, No, al ferma. ristorante. Stoppati. No. Vai oltre. Esco. Questa era l'unica cosa di cui non dovevi parlare. No. No. No, cara. Questa è l'unica cosa di cui Tanto non diciamo i nomi. non Diciamo i nomi, caro, eh? dovevi Stai parlare. Però un attimo. lo racconto io. Va bene. Così sto attento, attentissimo. Dio santo, era l'unica cosa di cui dovevi parlare stasera. Prendo questa, sto prendo. Sicuramente dirà, vabbè, tanto non se la ricorda, è successo un po' di tempo fa. Non me la ricordo. Primavera Io del 2021. temevo che arrivasse questo momento. E Io c'è lo anche sapevo. la spalina! Vai, vai. Niente, niente, sto Niente. imitando Allora, Valerio in poche Rodriguez. parole, diciamo così, provavo simpatia per una persona, No, ti piaceva, mi hai detto che ti piaceva. una simpatia all'inizio dell'anno e basta. Poi dopo è andato piano piano scemando e sono tornato l'eterno zittello. Ti è Parliamo di Barbara, piaciuta più che questa altro, persona per quello. un po' di tempo? Più che altro Pochino? c'è Barbara che è la persona che va avanti da più anni, ma che io reputo non una cosa platonica, ma una cosa reale. Caro. Cara. Stai cambiando discorso. Non va bene. Rimaniamo sul discorso. Allora, io ti ho detto che non devi dire le cose sbagliate. Parli tu. Perché?
io ovviamente tu, io ieri, prima che tu te ne uscissi con certe robe, ti ho avvisato, ti ho detto, guarda di non farmi uscire fuori il nome di... Non l'ho scritto, però. Meno male. Perché non volevo. Ma tu non mi hai detto che non, mi de ne non, devo, non devo parlare di determinate cose, quindi posso tranquillamente parlarne. Allora, diciamo che puoi parlare di tutto, fuorché di questa cosa. No. Perché mi rovino la carriera, cara. Non lo va a scoprire nessuno che ti è piaciuta la persona, è una cosa normale. Guarda, non muore, non cade il morto. Parliamo di un po'. Sì, ma non è attualmente, però è successo. È successo, bisogna sapere che a questo qua, a questo individuo, è piaciuta una persona. Cioè, è possibile, non è impossibile, ragazzi. Oltre a Barbara D'Urso, gli è piaciuta una persona, che non è da poco. E io l'ho venuto. Ma porca vacca. Io l'ho venuto a scoprire solo dopo che ormai era passato la cotta. Sì, è vero, figurati. Ok. Esatto. E comunque adesso è chiusa e non c'è più niente. Esatto. Tutto finito. No, adesso non hai finito niente. Che senso? Beh, adesso c'è un'altra storia in atto. A parte quella con Barbara D'Urso? No, poi la sto parlando. Ma io non No, so proprio. chiamala cosa, scusa. Ho capito, ma io non è che mi metto a parlare del Disney Show e la mia storia d'amore con Tae Young. Young, perché? Non vale Perché l'amore è una cosa platonico? che non potrà mai essere vera. Ti rendi conto che quello è coreano? Io sono italiana. Barbara italiana. E tu sei italiano? Sì, più a prova C'è più contraria. probabilità, ti rendi conto che tu, Christian, di 15 anni, hai più probabilità tu di me di metterti con Barbara D'Urso che io con questo. Cioè, renditi conto le probabilità. Cioè, questa è una cosa che... Voglio dire... Vabbè, perché Barbara D'Urso, sì, è famosa, ma soprattutto in Italia. Loro sono famosi nel mondo. Il mondo intero, quindi è un po' più complicato. Comunque, guarda, faccio prima a mettermi con quello del pullman che con questi. Ovvio. Ah, ok, quello del pu ok. L'ho Buongiorno. capito, sì. Buongiorno. Adesso. Va? Paura, mi fai una paura. Perché tu sai tante cose. No, perché io sono la come si dice, la conduttrice. La conduttrice, sì, è giusto. Ok, prossimo. Lei sa tante cose, è quello che mi preoccupa tanto. Le canzoni di Chris. Ah, ok. No, perché voi dovete sapere una cosa, questa lo voglio dire. La mia vita, per quanto possa sembrare pubblica, la mia vita da una parte è pubblica, perché certe cose le condivido tutte, alcune altre cose sono privatissime, non le sa nessuno. Ok? No, Perché... comunque io so a cosa tu ti riferisci. Ho lo so per... capito. Perché tu mi hai detto un'altra cosa. Ma io quella non la dirò mai, perché altrimenti tu mi fai uccidere da un sicario. Quindi. Forse ho capito di cosa stai parlando, però Hai capito? Me l'hai mi detto sa che... anche Ok, da poco. ho capito, sì. Ok. E quindi, essendo comunque la mia vita, una parte della vita molto privata, che sono in pochissimi, praticamente nessuno, a parte questa sottoscritta qua sopra, il fatto che lei adesso stia conducendo questo programma con me come ospite mi spaventa assai, perché potrebbe sbucare cose, anche magari non troppo strane, ma che io tengo private, per scelta personale. Perché molti dicono: e tanto Cristo ha la vita pubblica, si sa tutto di lui, un corno, di Ma la me si maggior sa. parte delle cose sono pubbliche qui. In determinati ambiti, però.
Su determinati ambiti è tutto pubblico, si sa vita, morte e miracoli, su altro non si sa una mazza. Io sono gemelli, passo da un estremo all'altro. Da raccontare tutto, non raccontare una mazza. Le cose molto private sono private. Prego. Ok, allora, quindi allora, tu, mi è caduto il foglio, allora tu, ok, tu sei uno che comunque ti piace, come dire, metterti alla prova, provare nuove cose, ok? Senza dubbio. Tra cui, ovviamente, oggi, tra l'altro, mi hai detto che sei nato come cantante, poi sei nato come, e poi hai proseguito per dei programmi televisivi. Nella Quindi conduzione, tu non ho finito cantare. hai fatto determinate canzoni. Sì, più di una. Ok, ecco. Ecco, allora, le hai scritte tu? Allora, ho scritto il testo. Ok. La musica no. Ok, vabbè, quello, infatti volevo chiederti se hai scritto il testo. A parte in rari casi in cui ho collaborato poi, tra l'altro, per fare la musica, ma parliamo in rari casi, solitamente le basi mi vengono fatte. Perché non sono, Ok. perché non sono, fondamentalmente perché non sono in grado. Perché Vabbè, per quanto allora, io comunque suoni il quindi tu hai pianoforte, scritto non basta. entrambe le canzoni Però tutte le Sangiente canzoni. Divino. Il testo l'ho scritto io, sì. Tutto, Ok. non nessuna collaborazione di nessuno per il testo, in nessuna canzone. I testi li ho scritti tutti io. Ok. Ma cioè, raccontaci un po' il senso di Sargente e il senso di Divino. Ok. Allora, Sargente parla di questo ragazzo che sarei un po' io, che ne combina di tutti i colori, e alla fine il karma vuole che a forza di fare cose che non si devono fare, il male che viene fatto torna indietro. Questo oggi è un nuovo giorno, oggi è il karma, dice. E quindi viene arrestato da questo sergente, perché sergente non è altro che il termine arcaico e popolare di sergente, però l'ho messo così per creare curiosità. E viene quindi questo ragazzo, viene arrestato da questo sergente, viene portato in cella e viene costretto a fare la nanna fin tutta la vita. Lui cerca di uscire, cerca di liberarsi, ma alla fine. Zitto, zitto, zitto! È entrata Greta! Ciao Greta, ciao Greta! Greta! Ciao carissima! Ok. E quindi viene costretto a far la nanna, lui cerca in ogni modo di uscire, ma alla fine niente, il karma lo persegue da rimarrà per sempre a far la nanna. Questo è Sargento. Invece, per quanto riguarda Divino, il senso, insomma, non è che sia un grande senso da capire, ma è un testo che rispecchia la mia personalità. Divino, 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 se non la smetti io ti rovino, se non la smetti di criticarmi, se non la smetti di dire il contrario di quello che Anche se dico. molto vendicativa. Perché sono divino, divino. Perché sono divino, divino. Poi cos'è che dico? Il pubblico mi ama, la gente mi acclama, io sono divino, c'è sempre chi mi adora, ma anche chi mi odia, io sono divino. Insomma, autostima alle stelle. Certo. No, ho oggettività. Ah, oggi. Attenzione, questa non è autostima. C'è lui. Passiamo alla prossima, direi di sì, dai. Sì, obiettività. Comunque, quando hai registrato la prima canzone, come ti sei sentito? Cioè, com'è stata una bella esperienza? Cioè, proprio racconta. Beh, allora, tolgo nel senso la molta, alcune le ho registrate tutti in punti diversi. Tra l'altro, voglio dire un attimo una cosa al volo. Parentesi, Sargente è disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre le altre sono su SoundCloud. Che stavo dicendo? Bello, sicuramente. La prima versione di Sargente la registra addirittura in uno studio a Roma. La prima versione, non quella che disponibile nelle piattaforme, quella che è uscita prima. È stata sicuramente un'esperienza molto bella, perché comunque era uno studio dove anche tanti altri grandi artisti, doppiatori avevano registrato. E quindi sicuramente era un'esperienza bellissima. Tra l'altro ho pubblicato anche le foto, perché veramente è una cosa bella. È stata quella forse la registrazione più grande che ho fatto, perché era proprio uno studio tutto ben organizzato a Roma, molto bello.
Invece, molto bella è stata anche quella che ho fatto qua a Cagliari per la nuova edizione di Sargente. Anche lì mi sono divertito molto. La base l'ha fatta un DJ cagliaritano, che si chiama, un compositore, scusa, cagliaritano che si chiama Mario Ana, che ringrazio per avermi fatto la musica di Sargente. Io ho scritto il testo, lui mi ha, io ho mandato il testo, lui mi ha fatto la base, è stato gentilissimo, insomma, quindi sicuramente bello, bello sempre, ogni volta che ti trovi, come se fosse sempre la prima volta, insomma. Allora, se la gente mi vede scrivere, non sto scrivendo quello che dice lui, è perché sto facendo delle piccole stelline. Ma per Stavo cosa? facendo delle stelline, non sto prendendo appunti, tranquilli. Non sono matta. Quindi, prossimo argomento, che è quello più bello. Cara, ti avviso, perché magari non sai i tempi. Hai 15-20 minuti a disposizione. Oh, ci bastano, eh. Perfetto. No, per avvisarti, perché poi Instagram inizia a chiudere le dirette, quindi ti Ok, avviso. allora. Segni zodiacali. Ah, questo mi Ah, piace. è proprio bellissimo, È una delle mie specialità. eh. Lo sappiamo. Io adoro i segni zodiacali perché ogni cosa, allora, alcuni non ci credono. Alcuni sì, io sono tra quelli che ci crede perché ho preso questa passione per i segni zodiacali, diciamo, per l'oroscopo da mia didina, dalla Didi, capito? Ciao Didi. Ecco, ti salutiamo, Didi, anche se non vedrà mai questa diretta perché non ha Instagram, però vabbè, gliela farò vedere un giorno. E quindi La salvo, ti mando il video io oggi su WhatsApp. no, gliela faccio vedere dal vivo, è più entusiasmante. Vabbè. E quindi parliamo di segni zodiacali e dei tuoi, cioè il tuo segno zodiacale, soprattutto. Sì. Allora, Allora, tu sei, sì. zitto, tu sei, che io ricordi, Ah. gemelli, ascendente, e mo me lo devo ricordare, e mo. Allora, mi devo ricordare tutti i segni. Allora, c'è Le Scorpione cose che molto deve ricordare pagante. non se le ricorda, quelle che deve dimenticarsi le ricorda tutte. Vai. Allora, Scorpione è impossibile. Gemelli no, perché mi ricordavo che era uno diverso. Sono gemelli, ascendente. Sì, ma mi ricordo che non era gemelli ascendente a gemelli. Mi ricordo benissimo. Ricordi bene. Allora, Leone non mi sembra. No. Capricorno neanche. Poi c'è. Poi cosa c'è? Pesci? No. Poi cosa c'è? Toro? No. Toro no. E allora Acquario? No. Aspè. Quali altri ci sono? Aspè! Zitto, te lo stavo per dire! Lo stavo per dire che era bilancia. Zitto che mi fai Esatto. Bilancia. Allora, bilancia? Lo sai che la frizza è bilancia? Eh La frizza è bilancia? Che sì. tra l'altro è un segno che, non è, che stona un po' come nel senso, aspetta, spiego. Bilancia a volte caratterizza un po' di indecisione. Solitamente chi appartiene al segno della bilancia ogni tanto manifesta un'indecisione nei confronti quando deve prendere una decisione nelle cose. Purtroppo questa cosa a volte domina il mio lato gemelli, che è così euforico, così una sorta di cambio di umore repentino. Cioè mi puoi trovare esaltato da una parte, poi dopo 2 secondi sono depresso, cioè per dire, cambio sbalzi d'umore molto, molto facili, perché appunto dentro di me sono rinchiuse due personalità totalmente contrastanti, caratterizzanti del mio segno. E a volte questa mia personalità così esuberante non fa altro che venire travolta come si dice, dalla bilancia, che a volte crea un po' di indecisione durante le cose. Poi solitamente poi riesce sempre a risubentrare i gemelli che in me, però a volte questa bilancia ogni tanto mi crea qualche problema, diciamo.
posto. Mentre io penso che allora tu e Alice siete completamente diversi, letteralmente. Perché la Fritz è più, non lo so, più introversa, più timida, pensa più a più che altro è, come si dice? Quando una persona non vuole rendere pubbliche le loro... Ah, riservata. Mentre tu sei tutt'altro. Tutt'altro. C'è proprio una cosa... Gemelli e bilancia sono due segni che insieme non ci appiccicano niente. Ammazza, hai ragione. Infatti, Infatti, comunque... il mio ascendente non fa altro che crearmi solo problemi a volte. Mentre, per il mio caso, è un po' diverso. No, nel tuo caso cozzano perfettamente. Tra l'altro, sai chi è Capricorno? La classe, no. Sì, lo Aspetta, vediamo. cosa fai? Metti in Young, aspetta un attimo. Dovrebbe essere questo che io ricordi. Aspetta. Sì, è quello. E lui, no, tu già pensavi a Pullman? No, No, io pensavo a te, mi ha indicato così. meno male. No, perché all'inizio pensavo che eri un po'. No, mi dice Pullman, no, non è Pullman. Una che mi Pullman indica si avvicina. il poster dove c'è Tae, uno capisce. E Ancora, ogni tanto qualche neurone funziona ancora a quest'ora, quindi ogni beh. tanto. Ogni tanto. Il criceto che c'è dentro la mia conca, ogni tanto, vedi come pedala, 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 pedala velocemente. Criceto, non i neuroni. Okay. Intendevi il criceto, no? Perché i neuroni ormai sono Sono persi, andati. partiti. Sì. Hai Sì, ragione. però. Sì, no, Fusi nel microonde. il criceto ogni tanto vedi come Il criceto l'hai affittato? Allora ti spiego. Stavo facendo una passeggiata. Facevo questa passeggiata in questo parco e a un certo punto vedo questo criceto e gli faccio. Sì, abbiamo capito. Gli Arriva hai il sputato in criceto. faccia? Sì, va bene. No, 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 no. Pss, pss, arriva il criceto. Arriva il criceto. Mi guarda col suo musetto. E guarda, arriva il criceto, mi guarda. E quindi cosa fa? Gli dico. Lo sai perché ho capito perché non sei al Grande Fratello oppure da Barbara D'Urso? Perché? Esattamente per questo. No, Non ho perché se tu capito. da Barbara D'Urso fai racconti queste storie e fai, che ne so, e fai ste fattine, loro ti ci mandano via, cioè non è che. Beh, è una storia intelligente. Questo criceto poi è entrato dentro di me. Entra il Ecco, criceto. vedi. Ha preso la sua ruota, ha attaccato i cavetti che danno all'intelligenza, ha attaccato i cavetti Sì, danno all'intelligenza. come Bob aggiusta tutto, trapa, ha fissato il coso, inizia a pedalare. A volte si esaurisce, quindi pedala un po' meno, ecco che iniziano ad avere gli offuscamenti, e poi dopo piano piano va più veloce, più veloce, più veloce, ecco che ogni tanto mi escono delle lampi di genio. Non fa una piega, no? Wow, Sì. veramente assurdo. Comunque da ormai non so come vestirmi. Vestiti come una scarica, come, non lo so, un... Una zingara. Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrà. No, no, no. Ok, si inizia che era Parla ultimo del tuo argomento. amore, io non ho paura. Ultimo argomento.
Ti piacerà moltissimo. Devo prendere il mio tablet. Il mio tablet magico. Abbiamo Allora, proprio ne metto una che conosco però, perché altrimenti qua... di che sta parlando? Non lo sai. Questo la conosco, ok? Alza Allora, il volume, che se no non aspetta. sento. Alza. Alza, che se no non sento. Prima l'ho sentita un po' male. Tranquillo, non la sto ancora mettendo. Prima annuncio. Allora, devo prendere le cose. Io dico che lo spettacolo non mi serve più. Esclusiva clamorosissima. Vabbè, lo facciamo vedere. Esclusiva clamorosissima. Notizia shock. Dichiarazione shock. Dichiarazione shock. Io sono basita. Infatti, vedete tutti tranne uno che era quello dello spettacolo. Dovete sapere che oltre il suo amore eterno per Barbara D'Urso, c'è una preferenza verso un certo cantante. Di chi stai parlando? Se non lo sei tu, chi ti piace? Senso che ho capito, Caparezza. Ok. Giusto. Ok, e quindi stavo pensando di mettere, vabbè, una canzone di 15 secondi, come mi hai detto, e devi raccontarci perché ti piace Caparezza. Va bene, mi la canzone te lo racconto. Che Però c'è una io bella. ne metto una che conosco, perché le altre non le conosco. Dai. C'è Ok, aspetta. una bella storia dietro, sì. Tra Aspetta. Non l'altro la posso la storia. mettere troppo alta, però. Ma senti. Qual è il tornello, però? L'unica canzone che conosco. Vai al ritornello, vai più avanti. Sono contento della scelta che ho fatto. Aspetta, però devo mettere il ritornello, altrimenti Non non ha senso. rimasto nemmeno rinchiato. Ok. Tutto, aspetta, Lo so, vabbè. è il video, lo conosco. Allora, piccolo errore di percorso. Allora, Cristo Gesù Cristo. Allora, il mio telefono stranamente è scarico. No, che strano. Caricalo, muoviti. L'hai Ok. messo a caricare? L'hai Sì, messo a caricare? no, perché altrimenti si sarebbe spento. Allora. Vai. Come cominciamo? Ok. Buongiorno. Ok. Questa è... Vai. Bene, abbiamo detto da notare i Nigiobotti. Oddio Cristo. Ok. Assistendo per terra. No, dove mi devo sedere? Sulla gamba di un coccodrillo? Sì. Sulla gamba di un coccodrillo. Ma che cazzo? Sulla Infatti, coda al non massimo. capisco quello che dice. E boh, non lo so, devo essere fusa. Quindi dopo questo, no, perché se no mi metto il copyright, ho finito. Ho finito gli argomenti. Ma è il ritornello, voglio sentire. Voglio sentire il Caro, ho ritornello. tempo 24 secondi. Per Per cosa? la fine della diretta. Perché? Mi scrive, tempo rimanete 15 secondi. Ah, allora ci stoppiamo. Vai, stoppa subito allora. Esatto. Ciao cara. Ok. Ciao! Grazie, ciao cara. Niente. Ricordati, fai clic a condividi. Sì!